Il Teramo chiude una settimana di vicende extracampo come peggio non avrebbe potuto. La formazione di Federico Guidi incassa un 4-0 in casa della Carrarese che dice tutto, mettendo davvero poco in campo, se non ad inizio gara. Il tecnico sorprende lanciando dal primo minuto tra i pali Perucchini, che fa il suo esordio in biancorosso, vincendo il ballottaggio con Agostino. In difesa torna Soprano al posto di Bellucci, mentre più avanti è tutto confermato. Anche nella Carrarese ci sono sorprese, con Giannetti che non va nemmeno in panchina e con Totò Di Natale che sceglie per l'attacco mezze punte per comporre il reparto avanzato. Il Teramo parte bene e ha occasione di inizio gara che, con il senno di poi, peseranno sull'arco della gara perché non concretizzate. Inizia Mungo che, dopo aver scambiato con Malotti, va via bene a tre in area e prova poi a piazzare sul primo palo, mirando invece all'esterno della rete. 2 minuti più tardi, Rosso serve Bernardotto che dalla distanza non trova lo specchio. La Carrarese non riesce a rispondere, così il Teramo va ancora vicino al gol al 13esimo, quando a Zsozmanovic serve Bernardotti in area, ma la conclusione dell'attaccante finisce sul fondo. Diavolo, 1 minuto dopo, ancora pericoloso. Bernardotto ci prova un paio di volte e sul secondo tentativo trova sulla linea di tiro Malotti, che controlla ed in semirovesciata chiama alla parata Vettorelle. Daurì al 17esimo dà cenni di risveglio dei suoi Carrarese, che mano a mano sembra trovare le misure e riuscire ad arginare il Teramo. I campi toscani, anche se in erba sintetica, si confermano comunque poco fortunati per i biancorossi, perché Viro si fa male e dal 22esimo Lombardo ne prende il posto, andando a posizionarsi sul versante destro di difesa. Agiosmanovic, di conseguenza, si posiziona sulla mezzala sinistra. Al 36esimo la Carrarese fa tutto bene per portarsi dalle parti di Perucchini, ma Energe nel momento decisivo non trova la porta. Al 37esimo protesta in casa biancorossa per un Bernardotto chiuso in area. Arrigoni e compagni vorrebbero il calcio di rigore e il direttore di gara non la pensa allo stesso modo e fa proseguire. I marmiferi passano prima di rientrare negli spogliatoi. Al 42esimo a metterci una pezza è Perucchini, chiudendo di piede la conclusione ravvicinata di Battistella, servito da Dauria. Lo stesso numero 10 della Carrarese al 43esimo fa partire un cross che Perucchini questa volta non legge bene, facendosi scavalcare e non trovando nessun avversario a toccare. I padroni di casa così festeggiano il vantaggio. La ripresa è tutt'altro che uno spot di reazione del Teramo. All'ottavo, infatti, la Carrarese trova il raddoppio. Da un calcio di punizione di Dauria, Maurino fa da sponda per un altro colpo di testa, quello di Figoli, che deposita alle spalle di Perucchini. Qualche istante dopo, i padroni di casa hanno un'altra chance e protestano per un presunto fallo di mano di Piacentini in piena area, su cui la terna fa invece proseguire. All'11esimo ancora marmiferi con Luci che dagli sviluppi di un calcio d'angolo fa partire un tiro che si stampa sul palo, forse con leggera deviazione di Perucchini. Guidi prova a cambiare qualcosa facendo entrare Montaperto e Ndreka per Lombardo e Rillo, ma a farla da padrone è sempre la Carrarese. Al quarto d'ora Dauria, incontenibile, si fa toccare in area da Rosso. Questa volta è sì rigore per il direttore di gara. Mazzarani va dal dischetto e trasforma spiazzando il portiere del Teramo e siglando il 3-0 per la Carrarese. Dauria al 24esimo una doppia chance e sulla seconda opportunità non inquadra la porta da buona posizione. Il Teramo sa che la gara è ormai compromessa ed il tentativo di Mungo al 27esimo dalla distanza è solo occasione estemporanea. La Carrarese in ripartenza va vicina al poker con Galligani, servito da Bravante, ma la conclusione è troppo centrale con Perucchini che para senza problemi. Dall'altra parte Ndreka prova a servire Mungo in area, il centrocampista impatta di testa ma non angola abbastanza per mettere in difficoltà Vettorelle. Subito dopo ancora marmiferi, Battistella in ripartenza serve Galligani che da buona posizione non concretizza l'azione del compagno. Il poker arriva comunque nel recupero quando Galligani trova in ripartenza il gol che stava cercando dal momento del suo ingresso in campo. Sempre Galligani, al 93esimo, va vicino alla doppietta dagli sviluppi di un calcio d'angolo. Per il Teramo arrivano così i definitivi titoli di coda al termine di una prestazione insufficiente e con un'altra trasferta all'orizzonte, quella in casa del Pontedera. La classifica invece si fa sempre più preoccupante con il Diavolo che scende al 17esimo posto e con chi è alle spalle a trovare punti importanti.